Io penso che però sia giunto il tempo di bandire delle gare. Il demanio pubblico, solo pubblico, in questo caso una spiaggia, non può essere tenuta perennemente da una piccola impresa familiare. Il tema delle concessioni balneari entra in Consiglio dei Ministri. Il Premier Draghi tira dritto. Dal 2024 gli stabilimenti balneari saranno messi a gara. I ministri votano all'unanimità, ma la Lega già punta a modificare il testo del decreto. La posizione della Lega è chiara. Noi vogliamo preservare gli stabilimenti balneari. Non possiamo permettere che le nostre spiagge vadano in mano a investitori stranieri. Oltre a Palazzo Chigi c'è un altro terreno di scontro politico, la Consulta, che si sta esprimendo sull'ammissibilità dei referendum su giustizia, cannabis e eutanasia. Quest'ultimo bocciato in serata. Penso che scambiare per tutela della vita l'imposizione di una sofferenza sia un malinteso che difficilmente si può trovare nella Costituzione. Di fronte alla Corte Costituzionale per tutta la giornata sfilano i promotori dei quesiti referendari. In testa Matteo Salvini, della Lega infatti il referendum sulla giustizia. La Consulta si esprimerà proprio mentre la Camera discute la riforma del CSM. Per il PD è un cortocircuito che rischia di far saltare tutto. Si tratta di ambiti differenti per larga parte e come che sia credo che il referendum possa essere un grosso stimolo alla decisione parlamentare. Io non ho firmato i referendum sulla giustizia perché credo che la riforma la debba fare il Parlamento. Anche i 5 Stelle non guardano con favore ai referendum leghisti. I quesiti abrogativi rischiano di generare vuoti normativi, dicono dal Movimento. Chi ha paura del voto popolare ha qualche cosa che non quadra nel rapporto con la democrazia. Allora